C'ha i sedili già lì da corsa, il motore che non si sa che motore c'è, e poi è un mio grande amico e quindi la macchina così è unica. Che ricordi evoca questa 500? E i ricordi dei 18 anni, che montavi la ragazzina, siccome era talmente piccola stavi vicino e per forza dovevi toccare qualcosa. Lancette dell'orologio indietro nel tempo al 12° raduno di auto e moto d'epoca organizzato nell'ambito della 43esima sagra del Crostino ad Albergo, dalla polisportiva Albergo Oliveto e dall'Historic Club Savinese. Le auto hanno, diciamo, una nascita dagli anni, primi anni 60 ai 70-80, qualche macchina anche un po' più recente, visto che magari i ragazzi che si mettono dietro alle auto storiche preferiscono un po' quelle più recenti, che hanno magari una dinamicità più spedita, sì. Ecco, l'unione di queste belle auto e moto d'epoca con la Valdichiana, insomma, è qualcosa davvero di magico. Sì, vedo che infatti la gente, gli può piacere o meno, ma vedo che le guardano quando passano per i paesi, gli piace, insomma. Hanno fatto vari modelli della Fulvia, dal 63 al 72. Questo è il modello più riuscito, la 1002, col cambio al pavimento anziché al volante. Passato, secondo me, aiuta molto il futuro. Questi appassionati di queste auto che magari rivivono una giovinezza, e per cui credo che sia una bellissima cosa questa. Un giro della Valdichiana a bordo di questi storici motori e poi un lauto pranzo nei locali della polisportiva per chiudere in bellezza una rovente domenica di luglio. Certo, noi abbiamo la fortuna qui alla polisportiva Albergo di avere una struttura costruita con i nostri fondi, per cui insomma siamo molto soddisfatti di questo diciamo nostro stabile, per cui possiamo ospitare insomma anche queste persone a una ristorazione.